Grazie, buonasera. In questa presentazione proverò ad affrontare il devo accendere questo. Nella presentazione proverò ad affrontare un problema spinoso che è stato un po' accennato, che è quello della previsione dei rischi naturali. Ho diviso la presentazione sostanzialmente in due parti. In modo forse non ortodosso parlerò prima della pratica e poi della teoria, normalmente bisognerebbe fare il contrario. Sulla pratica vi darò alcune informazioni su cosa facciamo come istituto nelle aree colpite dal terremoto e che impegno stiamo producendo, stiamo dispiegando. Sulla teoria proverò a spiegarvi quali sono, secondo me, le difficoltà concettuali che incontriamo per provare a prevedere i rischi naturali in genere, non solo i terremoti. Allora, cosa facciamo? Sostanzialmente due cose. Una, aiutiamo il Dipartimento della Protezione Civile, in particolare la funzione tecnica di quella che si chiama la Direzione Comando e Controllo, la DICOMAC di Rieti. E poi raccogliamo dati e informazioni utili per verificare e migliorare, se possibile, le nostre conoscenze, i nostri modelli previsionali. E da questo punto di vista per noi è veramente molto importante essere, per così dire, in prima fila quando succedono gli eventi, perché abbiamo la possibilità di raccogliere informazioni che sono uniche. Questo video mostra dove e quando abbiamo operato a seguito dei terremoti recenti, e già a partire dalle prime ore dopo il sisma del 24 agosto abbiamo da subito aiutato la DICOMAC nella scelta, per esempio, delle aree dove realizzare le prime tendopoli e poi successivamente nella localizzazione delle aree dove installare le diverse strutture temporanee per i problemi molti che ci sono stati connessi alla viabilità. Come istituto abbiamo operato sostanzialmente in 5 province di 3 regioni, quindi nelle province di Perugia, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Rieti, e più in particolare in 161 diverse località di 35 comuni, la maggior parte dei quali, come vedete, nella provincia di Macerata. I dati che mostro, tra l'altro, sono aggiornati a una quindicina di giorni fa. In questo grafico l'area dei rettangoli colorati è proporzionale con il numero degli interventi che abbiamo fatto. E questo grafico dettaglia un po' meglio l'informazione indicando la proporzione degli interventi che abbiamo fatto sulla base delle diverse necessità. Gli interventi sono stati prima di tutto e soprattutto per identificare i gruppi di container all'inizio, che sono quelli che hanno sostituito le tende, e poi per la localizzazione delle strutture abitative ed emergenze, cosiddetti SAE, come avete sentito televisione, e poi per il posizionamento delle scuole. Nella maggior parte dei siti abbiamo dato dei veri e propri pareri di idoneità dei luoghi che ci venivano proposti per l'installazione, per la costruzione delle nuove strutture, e il grafico mostra le proporzioni delle diverse classi di idoneità nelle 5 province nelle quali abbiamo lavorato, ed è interessante notare che in realtà solo per il 13% dei siti che originariamente ci sono stati proposti, noi abbiamo suggerito che potessero essere idonei, mentre il 25% abbiamo pensato che non fossero assolutamente idonei, e per un 47% dei siti abbiamo condizionato l'idoneità delle prescrizioni operative che abbiamo dato. I numeri che vi ho dato sono relativi all'impegno solo del nostro istituto. Complessivamente abbiamo impegnato 20 ricercatori per più di 3.300 ore lavorative, ma mi piace ricordare che in campo ci sono diversi altri istituti del CNR e collegialmente un impegno veramente grande dell'ente che stiamo dando nelle aree del terremoto. Veniamo alla seconda parte dell'intervento, la teoria. E qui vorrei provare, come ho detto, a spiegare cosa vuol dire prevedere i rischi naturali e perché è così difficile farlo, mentre in altri fenomeni la previsione è decisamente più semplice, più facile, viene molto meglio. Per farlo pescherò un pochettino dalla filosofia, perché non tanto perché i nostri ospiti, come dire, si occupano di filosofia e di scienza, ma perché realmente penso che la filosofia sia davvero utile nello studio e anche nella gestione dei rischi naturali e delle loro conseguenze. Inizio con dirvi che io sono un geologo, come
abbiamo lanciato, e che se uno va a leggere la Treccani scopre che è un geologo, uno studioso di geologia. Io in particolare mi occupo di una parte della geologia che sono i rischi geologici, come per esempio le frane, le inondazioni, ma anche i terremoti, perché i terremoti per noi sono la causa di alcune frane. Quello che vedete qui per esempio è uno dei tanti massi che i terremoti hanno staccato, questo è particolarmente grande, grande come un mini appartamento, e ha avuto anche l'avventura di isolare completamente un piccolo paese delle Marche. Basta un sasso di queste dimensioni per causare molti problemi alla gente. Ma tornando a noi, che cos'è la geologia? Sempre andando a leggere la Treccani, andare a leggere nei vocabolari è spesso molto utile. È la scienza che studia la costituzione, la struttura e l'evoluzione della crosta terrestre. E qui la parola chiave è proprio evoluzione. La geologia e i geologi che la studiano quindi dovrebbero essere attrezzati per fare delle previsioni su quello che succede nella e sulla crosta terrestre. Ma è davvero così? Vediamo un po'. Per dirlo dobbiamo in realtà capire cosa significa prevedere, e tornando per l'ultima volta credo alla Treccani, prevedere significa sostanzialmente conoscere in precedenza, ipotizzare la possibilità di un evento, supporre in anticipo quello che avverrà. E conoscere in precedenza un evento, in particolare un evento naturale, è indubbiamente molto difficile. Per convincervi provo a citare due pensieri di due scienziati che hanno operato in campi molto diversi fra loro. Il primo pensiero è di Niels Bohr, padre della meccanica quantistica e premio Nobel della fisica nel 1922, che a proposito di previsioni ha scritto che prevedere è molto difficile, in particolare il futuro, che è secondo me illuminante. Il secondo pensiero è invece di un economista e scrittore, che è Peter Drucker, che ha scritto: provare a prevedere il futuro è come provare a guidare lungo una strada di campagna di notte, senza luci, guardando dal lunotto posteriore. È davvero incoraggiante. Il problema di prevedere eventi futuri utilizzando la conoscenza scientifica è vecchio, risale almeno nelle sue forme moderne alla fine dell'Ottocento. Heinrich Hertz, che è il fisico tedesco che tra l'altro ha dimostrato l'esistenza delle onde elettromagnetiche, scrisse: il problema più diretto, in un certo senso il più importante, lui lo definisce, che la conoscenza consapevole della natura ci permette di risolvere è l'anticipazione, lui chiama l'anticipazione quella che noi chiameremo la previsione, di eventi futuri, in modo tale da poter predisporre le nostre faccende in accordo con le previsioni. E poi va oltre, perché Hertz ci dice anche come fare. Nel paragrafo successivo di quello scritto si legge: per risolvere questo problema utilizziamo le nostre conoscenze di eventi passati ottenute con l'osservazione casuale o attraverso esperimenti. Ad utilizzare il passato per prevedere il futuro ci aveva già pensato alla fine degli ultimi anni del 1700 il geologo scozzese James Hutton, che è uno dei fondatori, uno dei precursori dell'attualismo, che è la teoria che appunto teorizza che i fenomeni geologici che operano oggi hanno sempre agito anche nel passato e con la stessa intensità, con la stessa forza, che poi sostanzialmente vuol dire che il presente è la chiave del passato, ma anche che il passato è la chiave per comprendere il futuro. Ma è realmente proprio così? I fenomeni naturali e non solo non sono tutti uguali per quanto riguarda la nostra capacità di prevederli. Da questo punto di vista, in modo un po' rozzo, si possono dividere due classi di fenomeni. Fenomeni caratterizzati da una elevata predicibilità e da un basso grado di casualità, e fenomeni per i quali la prevedibilità è bassa e la casualità è invece decisamente elevata. Alla prima classe appartengono fenomeni quali per esempio il moto di un proiettile, di un pianeta, di un pendolo, come quello che ho rappresentato nelle immagini. Per questi fenomeni l'osservazione di molti eventi è davvero utile a formulare delle previsioni, ed è in realtà attraverso l'osservazione che si è arrivati a formulare le leggi che spiegano e quindi ci permettono di prevedere il comportamento di questi fenomeni. Vi faccio solo due esempi. Il primo è della balistica.
tre oggetti lanciati alla stessa velocità con angoli diversi hanno traiettorie che sono predicibili con grandissima accuratezza. Il secondo esempio illustra la seconda legge di Keplero, che ci permette di prevedere con buona accuratezza la posizione e la velocità dei pianeti. E voglio dire, ci sono andati sulla Luna e soprattutto sono tornati utilizzando queste equazioni. Vuol dire che le previsioni che riescono a fare sono veramente buone. Ci sono però altri fenomeni, per esempio meteorologici, climatici, geologici, biologici, anche economici, che sono caratterizzati da una elevata casualità. Per questi fenomeni l'osservazione degli eventi e l'analisi di serie storiche in realtà può non essere utile, può essere addirittura qualche volta fuorviante. Vi faccio da prima un esempio dall'economia. Questo è un grafico che mostra l'andamento di un indice economico, non importa in realtà quale sia, una cosa che misura la performance delle banche. Dal 1999 al 2006. Fino al 2006 l'indice è in crescita e non c'è realmente modo, che solo dalla serie storica, di prevedere l'inversione del 2007. In questo caso la serie storica ci dà un falso senso di sicurezza sulle nostre capacità previsionali. Vi faccio un esempio di una scienza fisica, dall'idrologia, che è poi la scienza che studia l'acqua del nostro pianeta. Questo grafico mostra la portata massima annuale del Danubio a Vienna tra il 1828 e il 1900, quindi dati vecchi, ottenuti semplicemente misurando il livello dell'acqua sotto un ponte a Vienna. E potreste pensare che la frequenza degli eventi con portate molto alte, che sono quelle indicate per i pallini rossi, sia in aumento e trarre delle conclusioni sul cambiamento climatico e il cambiamento ambientale. Ma cosa succede se vi mostro l'intera serie idrologica che copre 181 anni tra il 1828 e il 2008? Prendere una decisione è decisamente più difficile. Queste considerazioni sulla difficoltà di prevedere alcuni fenomeni naturali, ed in particolare quelli geologici, non sono affatto nuove in realtà. Nel 1638, nel suo discorso intorno a due nuove scienze, Galileo Galilei scriveva: è più facile studiare il moto di corpi celesti infinitamente lontani che quello del ruscello che scorre ai nostri piedi. E era Galileo Galilei, ma l'aveva vista lunga. Ma allora, che cosa significa prevedere un rischio naturale, un rischio geologico? Può significare diverse cose, per esempio anticipare dove o quando si potrà verificare un evento, dove e quando si verificherà, ed è già una cosa diversa, quanto l'evento sarà intenso o distruttivo, o se sarà intenso e distruttivo. Queste previsioni sono, come ho detto, diverse tra loro, ma soprattutto sono delle previsioni utili. Vediamo. Vi faccio un esempio dalla sismologia. Se dico domani ci sarà un terremoto, sono certo in realtà di avere ragione. Non ho detto dove, e ogni giorno nel mondo avvengono letteralmente centinaia di terremoti. Anche se dico domani ci sarà un terremoto in Italia, sono certo di avere ragione. In media ci sono 5 terremoti al giorno con magnitudo 2 o superiore in Italia. La mappa mostra più di 1900 terremoti registrati dai colleghi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel 2015. Quindi entrambe queste previsioni sono corrette, ma non sono francamente molto utili per la società. Se invece dicessi in un certo posto, volutamente non ho fatto il nome di nessun posto per scaramanzia, entro i prossimi 7 giorni ci sarà un sisma di magnitudo, diciamo, pari o superiore a 6, ad una profondità di 10 km, vi direi dove, quanto e quanto grande ci si aspetta che sia il terremoto, con un'accuratezza tale da rendere la previsione utile. Oggi però nessuno è in grado di fare una previsione come questa in modo affidabile, ossia una previsione utile del prossimo terremoto. Questo non significa affatto che la previsione dei terremoti sia necessariamente impossibile. Significa che non siamo capaci a farla oggi, purtroppo. Ma anche per gli eventi che siamo in grado in realtà di prevedere in modo utile, pensate per esempio alle previsioni del tempo,
È anche importante che nella previsione dei rischi naturali, qui faccio vedere una frana che in realtà non è molto lontana da qui, qualcuno nella sala se ne potrebbe anche ricordare, è una frana che ha interrotto la strada tra la vecchia statale tra Valtupina e Nacera Umbra qualche anno fa. Gli eventi rari, gli eventi inattesi e potenzialmente catastrofici, quelli che in letteratura si chiamano i cigni neri, sono sempre possibili. E di questo dobbiamo essere coscienti e imparare a tenerne conto per, come dire, predisporre le nostre faccende, come scriveva Hertz. Un ultimo punto sul quale voglio attirare la vostra attenzione è che ci sono su questa terra due gruppi di persone sostanzialmente che fanno previsioni, che sono gli scienziati e gli indovini. E la differenza in realtà, guarda bene, è abbastanza sottile. E sta nel fatto che uno scienziato, al contrario di un indovino, sa spiegare in modo chiaro e trasparente come fa la sua previsione, in modo tale che altri la possano controllare, rifare, la possano verificare. Dico una banalità forse, ma credo sia molto meglio affidarsi agli scienziati per predisporre le nostre faccende di domani. Grazie per la vostra attenzione.